Il Brigante di Giuseppe Berto. Oggi parleremo di Giuseppe Berto. Giuseppe Berto è stato uno scrittore e sceneggiatore italiano, noto soprattutto per i suoi romanzi Il cielo è rosso, è praticamente il suo primo romanzo. Se ne aveva scritto anche un altro, ma durante il periodo della guerra, o subito dopo, proprio nel 1946, no? Una volta ritornato dalla prigionia in America, lui praticamente, adesso lo vedremo, ne parleremo. Era stato catturato dagli americani durante la Seconda Guerra Mondiale e scrive questo romanzo che è dedicato proprio ai bombardamenti che ci sono stati in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Il cielo è rosso. Poi Il male oscuro, forse il suo capolavoro, un romanzo psicologico sulla sua nevrosi, insomma, sulla perdita del padre. E La Gloria su Giuda, che praticamente è stato pubblicato quando è morto, quindi nel 78 è stato pubblicato questo libro. All'epoca, quando io appunto frequentavo il liceo, Giuseppe Berto era uno scrittore di grido, era uno scrittore famoso, tutti leggevano i romanzi di Giuseppe Berto. Lui muore, viene pubblicato questo libro, La Gloria, che è praticamente un romanzo su Giuda. E tutti quanti l'abbiamo comprato, si leggevano i libri di Giuseppe Berto appunto al liceo, e poi è stato un po' abbandonato. E invece lo scopo di questa serata è quello di dire che si tratta di un romanziere sopraffino, che scrive molto bene, è anche molto scorrevole, vi assicuro, nella lettura, e comunque non privo di importanti significati la sua letteratura. Ecco, anche sceneggiatore. Per esempio, tra le sue sceneggiature più importanti vi è quella del famoso film Anonimo Veneziano, un film, diciamo, sentimentale, molto simile a Love Story, alcuni dicono un po' troppo simile a Love Story. Comunque lui conosceva attori, frequentava registi, scriveva appunto sceneggiature. Poi vedremo appunto alcuni suoi libri anche sono diventati la sceneggiatura di un film. Quindi sicuramente un intellettuale importante, credo, no? Negli anni appunto 50, 60 e 70. Queste sono le copertine dei suoi, le ultime copertine. Questa è la copertina, appunto, quando lui morì, noi comprammo subito questo libro, lo leggemmo su Giuda, ma adesso la copertina è diversa, no? Mi sembra che sia un Caravaggio, di un bacio di Giuda, ecco. Di Caravaggio. Il male oscuro, anche la copertina del male oscuro, questa è nuova, proprio il suo capolavoro, che è veramente un romanzo di scavo psicologico importante. E poi la copertina nuova del Brigante, perché io invece ho usato anche in classe, a scuola, questa versione. Questa è una versione, attenzione, proprio scolastica, nel senso che c'è un'introduzione di Federico Roncoroni, che è un grandissimo critico, insomma, della storia della letteratura italiana, comprensiva quindi di introduzione, di commenti e anche di esercizi alla fine del libro e altro materiale didattico importante, ma non so neanche se è ancora disponibile, diciamo, questa edizione Arnoldo Mondadori per la scuola. Giuseppe Berto nacque a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, il 27 dicembre del 1914, da Ernesto, che era maresciallo dei carabinieri in congedo. Tra l'altro vedremo proprio dei carabinieri in questo romanzo, appunto, del Brigante. E Nerina Peschiutta, sua compagna di infanzia, ovviamente del padre. Il padre, abbandonata l'arma per amore della moglie, aveva aperto un negozio di cappelli e di ombrelli. E col suo aiuto si improvvisava venditore ambulante nei mercatini dei dintorni. Quindi Veneto è il nostro Giuseppe Berto. La cappelleria era anche sede della locale ricevitoria del Lotto Regio e delle riunioni degli ex carabinieri organizzate appunto da Ernesto. Nonostante le modeste condizioni economiche della famiglia, il giovane Berto, primo maschio di cinque figli, venne iscritto a frequentare il ginnasio del collegio Salesiano Astori di Mogliano, quindi lì a Mogliano Veneto, dove studiò con grande diligenza, soffrendo al pensiero dei sacrifici economici sostenuti dalla famiglia per mantenerlo agli studi. Fu
Frequentò successivamente il liceo pubblico a Treviso, lo portò a termine nonostante lo scarso impegno, aiutato dalla fortuna e da quanto aveva imparato al ginnasio. Scoraggiato dallo scarso profitto del figlio, il padre lo avvertì che non avrebbe provveduto a mantenerlo all'università. Questo è un episodio emblematico del tormentato rapporto di Giuseppe Berto con suo padre, mai risolto. Nodo cruciale della sofferta esperienza personale e letteraria di Berto, ricordate, no? Il Mare Oscuro, no? Cioè, il Mare Oscuro è anche un libro che ci aiuta a capire questo rapporto difficile, ma comunque un legame stretto che ha Giuseppe Berto e che ha avuto con suo padre. Costretto ad arrangiarsi da solo, si arruolò nell'esercito, venne mandato in Sicilia. Ancora militare, si iscrisse alla facoltà di lettere dell'Università di Padova, perché tra tutte era la meno costosa. Tuttavia, fu più attratto dai caffè, dal biliardo, che non dalle lezioni di Concetto Marchesi e di Manara Valgimigli. Ecco, tra l'altro, insomma, Concetto Marchesi lo sappiamo, poteva essere stato un grandissimo professore, è stato un grande antifascista, ma Giuseppe Berto non era per niente attratto dalle sue lezioni. Qui vediamo una fotografia di Giuseppe Berto, alla scrittura, alla scrivania. Finalmente laureatosi, con qualche difficoltà abbiamo detto, a Padova, dopo la guerra pubblicò appunto il suo romanzo Il cielo è rosso, una volta tornato dalla prigionia, abbiamo detto, è stato prigioniero, è stato preso prigioniero, catturato prigioniero dagli americani. Quindi mentre c'era la resistenza, mentre c'era la prima parte della Seconda Guerra Mondiale, Giuseppe Berto militava nell'esercito italiano e mentre c'era la seconda parte, cioè quella della resistenza, era prigioniero negli Stati Uniti d'America. È stato definito un afascista. Cosa vuol dire? Uno che non intendeva prendere una posizione chiara e netta né a favore né contro il fascismo. È stato molto criticato per questo dalla cultura egemonica della sinistra nel dopoguerra, che cercava di emarginarlo in quanto lo riteneva, tra virgolette, un nostalgico, anche se abbiamo spiegato che non era esattamente così. Ecco, i suoi lavori successivi, infatti, dopo Il cielo è rosso, furono poco apprezzati, anche per il pregiudizio ideologico, proprio perché in quell'epoca, abbiamo detto, la cultura predominante di sinistra, neorealista, filocomunista, assolutamente cercava di emarginare Giuseppe Berto. Il Brigante si pone esattamente in questa fase della sua produzione. Scritto nel 1951, è un testo, lo vedremo, che in realtà ha grossi spunti sociali, per non dire addirittura rivoluzionari, ma siccome è stato scritto da uno che non aveva combattuto nella Resistenza, che insomma di dubbi pensieri, di dubbia ideologia, ecco, secondo il pensiero dominante, fu messo da parte anche il Brigante, anche il romanzo di cui parliamo oggi. La morte del padre lo gettò in una grave depressione, per contrastare la quale praticò una teoria psicoanalitica. Questa crisi depressiva ispirò il romanzo Il Mare Oscuro, capolavoro di Giuseppe Berto. Berto morì nel 1978 a Roma, dopo aver scritto La Gloria, un libro su Giuda, dal punto di vista di Giuda. E adesso incominciamo a parlare del romanzo che è l'argomento principale del nostro incontro, cioè Il Brigante. Pubblicato nel 1951, ispirato a un episodio di cronaca realmente accaduto in Calabria alla fine della guerra, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Il Brigante è un romanzo che sembra inserirsi nella tradizione del neorealismo. Ecco, è paradossale. La stessa cosa che è accaduta anche ad altri scrittori, no? Per esempio, noi che amiamo moltissimo Bassani, amiamo moltissimo Tomasi di Lampedusa, sappiamo molto bene come Bassani e Tomasi di Lampedusa siano stati criticati, siano stati deprezzati,
svalutati, insomma, dalla critica letteraria predominante della sinistra progressista, insomma, degli anni 50, proprio questi anni qua, ecco, quando anche il nostro pubblica Il Brigante, il nostro scrittore, e poi qualche anno dopo ci saranno appunto questi romanzi importanti di Bassani, di Tomasi di Lampedusa, fortemente criticati, esattamente come Il Brigante, anche se abbiamo già visto i romanzi di Bassani ci mostrano in realtà qualcosa che è assolutamente progressista, è assolutamente rivoluzionario. La stessa identica cosa possiamo dire per Il Brigante di Giuseppe Berto. È assolutamente illuminato dal punto di vista storico sociale. Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa è illuminato da un punto di vista storico sociale. Poi da anni e anni e anni dopo, una volta che muoiono questi scrittori, no, sono stati rivalutati. Tomasi di Lampedusa più, devo dire la verità, di Giuseppe Berto. E questo secondo me è, insomma, è un qualcosa che non avrebbe meritato Giuseppe Berto. Narra la storia di un giovane diventato bandito suo malgrado, solo perché giustamente incolpato di aver ucciso il fidanzato della sua amante Giulia. Ecco, questa è un'altra fotografia di Giuseppe Berto. Ancora una ultima slide di sintesi, prima di iniziare ad approfondire il discorso sul Brigante. Sullo sfondo dell'aspro paesaggio della Calabria, sul finire della Seconda Guerra Mondiale, si dipana la vicenda di Michele Rende, contadino e agitatore politico. Agitatore politico, cioè uno che cercava di convincere la gente, il popolo, i contadini, che valeva la pena di prendersi la terra, di sottrarla anche ai proprietari terrieri, di combattere contro i baroni. Scusate, ma certe tematiche, passato un secolo dopo certi romanzi e racconti di Giovanni Verga, passato un secolo dopo il brigantaggio post-unitario, certe tematiche ritornano, certi sogni, sogni di libertà, sogni di proprietà condivisa dei contadini. Cosa c'è di più comunista di questo? Scusatemi, sinceramente. Bene, si scontrano sempre, come un secolo prima si sono scontrati, no? Ricordate la libertà di Giovanni Verga, cioè ricordate quello che era accaduto con Nino Bixio, quando Nino Bixio aveva represso nel sangue Nino Bixio, cioè capite, l'ufficiale garibaldino, aveva represso nel sangue, ve lo ricordate, la rivolta di Bronte, dei contadini di Bronte. Vi ricordate il brigantaggio, che è stata una sorta di reazione spontanea di fronte alla scoperta che i nuovi signori della Italia meridionale, i Savoia, erano forse peggio anche di quelli che c'erano prima dal punto di vista, sempre intendo, dei nostri contadini che vivevano nella Italia meridionale. Sono cose che ciclicamente ritornano. Anche la vicenda del Brigante è proprio incentrata sul desiderio di occupare le terre, sul desiderio di liberarsi dallo strapotere di questi baroni, di questi proprietari terrieri che detenevano il potere e anche il possesso della terra da decenni o da secoli. E poi la repressione che avviene e ha come strumento proprio quelle forze dell'ordine, abbiamo visto nell'Ottocento, dei Savoia, dei Carabinieri, e ritornano ancora i Carabinieri anche nel Brigante, oppure degli americani che sono venuti a portare la libertà, ma poi vogliono essere garanti del diritto. Certe tematiche, certe problematiche ritornano un secolo dopo.
Ecco, dicevamo che lui, Michele Arrende, non si dice Michele Arende, perché in calabrese si dice Michele Arrande. Scusate. Si dà la macchia a lui, Michele. Una storia d'avventura, d'amore, di morte, di fughe, di rivolte contadine, ma soprattutto di un giovane reduce che diventa fuorilegge. Reduce anche dalla guerra. Forzato dall'impossibilità di ottenere giustizia. Insieme all'amata Meliella, Michele fronteggerà il suo destino. E qui, appunto. Per il momento non vado a spoilerare, ma poi dopo spoilererò perché. Perché l'abbiamo già spiegato più volte. Le nostre sono schede libro, non sono recensioni al fine di comprare un libro, ma sono dei contributi, didattici. Pubblicato da Einaudi nel 1951, il romanzo suscitò un grande dibattito in Italia. Come ho cercato di spiegarvi, e penso che abbiate capito, un dibattito che per lo più vedeva la gran parte dei critici molto, molto negativi, insomma, nei confronti di Giuseppe Berto, per tutti quei pregiudizi di cui vi ho parlato prima, mentre riscosse ammirazione incondizionata in America. Lui è legato agli americani. Addirittura, come ben sapete, no? A lui è avvenuta l'esperienza di essere prigioniero, ma di essere trattato lì, come effettivamente è successo ai prigionieri italiani negli Stati Uniti d'America, con dignità. A differenza di quello che accadeva, per esempio, ovviamente nei campi di concentramento tedeschi. E quindi rimane legato all'America e lo sarà anche dopo la guerra. Nel 1961 Renato Castellani ne trasse un fortunato film. Qui in alto a destra faccio vedere appunto agli amici di YouTube, di Facebook e di Yellow Duck. La locandina di questo film, e da adesso in poi utilizzerò proprio i fotogrammi di questo film. Ecco l'inizio, l'incipit del romanzo, scusate. Ricordo bene quando egli arrivò. Attenzione, chi è che ricorda bene? Ma è Nino, è il fratello di Miliella, è il narratore in prima persona, che è un personaggio secondario, chiamiamolo così, nel senso che Nino Savaglio ricorda un periodo della sua infanzia, lo trascrive in questo libro, no? Ovviamente si tratta di un alter ego, se vogliamo, dell'autore, ecco, nel senso che è il narratore in prima persona, volevo dire questo, scusatemi, mi sono probabilmente espresso male prima. Nino Savaglio è il narratore in prima persona, che è anche un personaggio secondario di questa vicenda. Lui era un ragazzo durante l'epoca della Seconda Guerra Mondiale. In paese c'era una fontana dove spesso con sua sorella Emilia, chiamata Miliella, si recavano a prendere l'acqua da bere, tranquilla quella fontana, fino al giorno in cui in paese non giunge un giovane uomo, Michele Rende, l'uomo che nessuno credeva sarebbe arrivato, ma che in fondo tutti aspettavano. Quindi l'incipit del romanzo. Ricordo bene quando egli arrivò la prima volta nel nostro paese. Era primavera, poco tempo prima che venisse la Pasqua. Avevamo avuto un inizio di primavera confuso quell'anno. Già alla fine di gennaio c'erano state delle giornate proprio calde e così il grano nei campi esposti al sole era cresciuto in fretta e in fondo alla valle le gemme degli alberi si erano ingrossate fino a scoppiare. Ma poi durante tutto il mese di febbraio erano sopravvenute delle burrasche, una di seguito all'altra. Il vento aveva cominciato a soffiare da levante portando nuvole scure che non finivano mai. Ecco, attenzione, magari questo incipit potrebbe avere un'analogia con quelle che sono le vicende del romanzo. A un certo punto, ad esempio, nel romanzo, sembra che con la vittoria, con l'arrivo degli americani che liberano la Calabria, dall'invasione, dall'occupazione nazifascista, sembra proprio che ci sia, come
che sia arrivato il sereno. Poi però, come vi stavo spiegando, le cose si complicarono. Va bene, adesso ripeto, questo è solo per leggervi le prime righe che ci fanno capire come il romanzo sia scritto in prima persona da questo giovane che ammira molto Michele, che poi diventerà, avrà un legame con sua sorella Miliella. Tra Miliella e Giulia c'è un abisso. Giulia è stata la prima ragazza di Michele Rende ed era la sorella di un podestà. Ecco perché questi critici che dicono, parlano male di Giuseppe Berto come se fosse un filofascista, non so se hanno letto Il Brigante, ma nel Brigante è evidente che il podestà fa una bruttissima figura. E anche sua sorella, che è appunto Giulia. Vabbè, insomma, stavamo dicendo quindi che all'inizio della vicenda Nino è veramente un ragazzino, un bambino quasi, e la sorella ha qualche anno in più, 14enne, si trovano alla fontana e vedono appunto ad esempio il nostro Michele che torna con la divisa da coloniale, perché Michele ha partecipato alle guerre di conquista, per esempio, sapete, la guerra d'Etiopia, no? E ritorna quindi in paese. La vicenda si complica parecchio, però, quando si crea un contrasto proprio fra... Attenzione, non dimentichiamoci, l'analogia fra un testo come questo è L'amante di Gramigna di Giovanni Verga. Nel caso nostro è Miliella, la sorella di Nino, che è l'amante del brigante. E fa una fine ancora peggiore rispetto all'amante di Gramigna. Vabbè, ma non anticipiamo ancora tutto. Vabbè, insomma, stanno a guardare tutti quanti incuriositi questo Michele Rende che torna. Lui ha qualcosa di straordinario. Questo, ecco, vedete questo sorriso di questo attore che ha interpretato Michele Rende. C'è stupore, c'è curiosità in paese. Nel vedere il ritorno di questo Michele, che è una persona, abbiamo detto, che ha delle idee nuove da portare. È molto molto critica proprio nei confronti dei baroni, quindi dei signori dell'epoca, e poi nei confronti del podestà, che era però proprio il fratello della sua ragazza, diciamo. Michele Rende ritorna in licenza dalla guerra d'Africa e si reca da sua zia, sorella del padre, perché non ha più il padre è morto. Rimasta vedova, la zia ha accolto sia Michele sia la sorella di Michele, che si chiama Lucia. Michele è un tipo strano comunque, scontroso, non saluta nessuno, non alza gli occhi da terra. La gente che si era radunata intorno alla casa per accoglierlo ci resta un po' male. Si sente offesa. Non alza gli occhi nemmeno sulla sorella Lucia, addirittura. Ritrova la sorella, eppure si mostra rigido anche nei confronti di sua sorella. Anche con la zia, appunto, la vedova accorsi. Tutti sono in miseria. E si domandano dove poter trovare i soldi per tirare avanti. Il padre di Michele è morto da non molto. Michele decide di tornare al paese natio. Che intenzioni ha? Quali sono i rapporti con la sorella Lucia? Beh, non sono molto buoni. Abbiamo detto infatti prima che addirittura lui quando arriva quasi quasi non la saluta neanche. Infatti Lucia da tempo fa parlare e sparlare di sé perché ha una relazione con un uomo molto potente in paese, Natale Aprici. Natale Aprici è il barone, è il figlio del barone, se vogliamo, è il figlio del grande proprietario terriero. E a Michele Rende quest'uomo non va giù, glielo dice anche apertamente, lo minaccia davanti a tutti. E tutti, come dire, di fronte a Natale Aprici,
spesso rimangono in silenzio perché sanno che lui è molto potente, che Natalia Pricci è molto potente. Hanno paura di Natalia Pricci. Michele invece è un tipo spontaneo, è un tipo che non ha paura di nessuno, non ha paura di sfidare il potente, non ha paura di sfidare Natale Aprici. Nino invece lo vede arrivare ed è affascinato da Michele, così come Miliella, la sorella. Non ne sa bene il perché, ma intuisce che Michele può portare qualcosa di nuovo in quel paese. Improvvisamente, di notte, avviene che Natalia Pricci viene trovato morto. Il primo a essere sospettato è proprio Michele Rende, anche perché Michele Rende non era in casa sua, non era, nessuno l'ha visto, insomma, durante quella notte. E Michele Rende si voleva trovare proprio con Giulia, con la sua ragazza, quella notte lì. Però, anche per non coinvolgere la sua fidanzata, lui disse che non aveva visto nessuno, che era andato in giro e che nessuno poteva testimoniare, per lui, nessuno poteva sostenere il suo alibi. E per questo motivo Michele Rende viene accusato e viene condannato a decine e decine di anni di reclusione per il semplice fatto, ecco, i carabinieri lo arrestano, i carabinieri lo portano in carcere, viene processato, viene condannato, anche se in realtà non è stato lui a uccidere Natalia Pricci. Però tutti quanti avevano sentito che lui aveva sfidato Natalia Pricci. Tutti quanti, attenzione, erano contenti del fatto che Natalia Pricci fosse stato fatto fuori, perché questo voleva dire liberarsi da un arrogante, liberarsi da un potente, da uno di quelli che opprimeva la gente del paese. Però di fronte ai carabinieri, ad esempio, non potevano assolutamente esprimere questo. C'è un carabiniere che ha tra l'altro proprio un figlio che come dire, che assolutamente pensa che non sia stato Michele a uccidere Natalia Pricci. Questo carabiniere, insomma, è un po' in imbarazzo perché invece la forza pubblica vede immediatamente in Michele Rende il capro espiatorio, quindi la vittima sacrificale che può essere tranquillamente messa in carcere, processata, condannata. Perché così tutto proceda come deve procedere, secondo quello che è il modo di vivere consueto dell'epoca e i rapporti di forza che ci sono fra i potenti, dell'epoca. Ancora 5 minuti. Bene, allora brevemente, brevemente andiamo avanti con la nostra storia, con la nostra vicenda. Nino, quindi, scusate, volevo dire, Michele Rende va in carcere, poi arrivano gli americani, liberano la Calabria e liberano anche Michele Rende, che tra l'altro va a combattere insieme con loro. E portano anche un messaggio di liberazione, un messaggio di libertà, di appropriazione delle terre, che non solo Michele, ma anche tanti altri, come un certo Pataro, per esempio, accolgono, eccolo qua il Pataro, cioè uno che prende queste idee e decide di impossessarsi del terreno, impossessarsi dei trattori, insomma di guidare quasi una specie di rivolta popolare che trascina tutti quelli dei paesi circonvicini che vanno a occupare le terre, ma poi arriva la repressione. Arriva il momento in cui, come vi stavo dicendo, gli americani da una parte, i carabinieri dall'altra, devono ristabilire l'ordine. E quindi, come stavo dicendo, Michele è costretto a scappare, perché altrimenti sarebbe stato rimesso in carcere. E Miliella
la sua nuova donna, che è ben diversa rispetto a Giulia, perché Giulia addirittura quando c'è stato il processo non ha scagionato Michele, anche se sapeva benissimo che Michele era con lei quella notte, mentre Natalia Pricci era stato ammazzato. Invece Miliella è l'amante di Gramigna, cioè l'amante del brigante, cioè è la donna sincera, leale, disposta a tutto, a sacrificare tutto, a sacrificare anche la sua vita per unirsi a lui. Si tratta però purtroppo di una, come dire, di una vicenda molto molto difficile per loro. Michele Rende dice a un certo punto nel romanzo: io sono figlio di questa terra, c'è in me un istinto primitivo di violenza che non posso controllare, e allora agisco come avrebbe agito uno della nostra gente 100.000 anni fa. Ecco perché dicevo 100 anni fa, che 100 anni prima c'era stato il brigantaggio, vi ricordate, no? Così sono diventato un brigante e non me ne importerebbe niente per me. Sta di fatto comunque che la vicenda diventa sempre più complicata e adesso devo spoilerare, viene uccisa Miliella e questo fa imbestialire Michele che vuole vendicarsi di questo, ma arriva in città quando ormai tutte le forze dell'ordine sono coalizzate contro di lui. Già i due carabinieri correvano verso la casa con passi pesanti gridando. Non arrivarono molto lontani nel vicolo. Si sentì di nuovo sparare, caddero a terra. Sembra quasi come la storia del bandito Salvatore Giuliano. Quello però era veramente un bandito, mentre invece Michele, abbiamo detto, era uno che voleva portare una ventata di libertà e invece fa una bruttissima fine. Anch'essi appartenevano alla sua vendetta, alla vendetta di Michele. Si avevano il compito di proteggere chi aveva ucciso Miliella. Ah sì, perché c'erano di mezzo anche i campieri, anche quindi le guardie dei padroni, quelli che erano dalla parte della gente che aveva sempre oppresso questi poveracci. Io ripresi a contare, io e Nino, perché chi parla in prima persona nel romanzo, vi ricordate, è il piccolo Nino. Io ripresi a contare con sforzo 1, 2, 3, mi pareva l'unica cosa che potessi fare per lui, ma ormai era inutile, non sarebbe più uscito di lì. Altri carabinieri stavano arrivando di corsa. Uno infilò il vicolo e andò avanti di qualche passo. Poi una raffica lo stese. Ah sì, anche i carabinieri vengono fatti fuori. Michele non guarda più in faccia nessuno. Michele ammazza molti dei carabinieri che lo stanno circondando. Ma non era morto, però, a dir la verità. Cercava di trascinarsi indietro aggrappandosi con le mani alle pietre del selciato. E Michele Rende non lo uccideva. Pregavo che non lo uccidesse. In realtà poi Michele, anche se sta combattendo con i carabinieri, cioè non infierisce contro un poveraccio di questi carabinieri che era stato ferito. E Nino ha sempre questa speranza che Michele possa essere salvato, che insomma non faccia una brutta fine. E altri carabinieri erano arrivati, ce n'era uno che gridava degli ordini, dovevano occupare la strada dietro al vicolo, altri entrare nel convento e altri salire sopra i tetti, e molta gente accorreva e gridava facendo confusione. Tutti stavano indietro, non osavano affacciarsi al vicolo perché Michele Rende avrebbe sparato. Aveva da morire, ma sarebbe morto come un leone. E la gente che voleva vederlo morire accorreva, ma stava indietro, al riparo dei muri, soltanto gridava perché lo ammazzassero presto. Poi si fece improvvisamente silenzio. Un uomo si era incamminato da solo verso la casa, un uomo vestito di grigio verde, quindi un carabiniere, che barcollava col mitra in mano. Era ubriaco. Allora io mi misi a correre, ma qualcuno mi afferrò per un braccio, mi dibattevo, ma non riuscivo a liberarmi. Potevo solo gridare con tutta la mia voce: tornate indietro, tornate indietro. Ma l'ha puntato Firmiani, è proprio questo povero appuntato, che è uno strumento, diciamo, del potere, ingenuo. E forse è la persona meno adatta per fare quello che sta per fare, perché tutto sommato non era così lontano nello spirito da Michele Rende, ma purtroppo questo vuole la tragedia.
L'appuntato Firmiani non mi sentiva, continuava ad andare avanti. Michele Rende non lo uccideva, tra l'altro non lo considerava un vero nemico. Andava avanti ad agio, col suo passo incerto da ubriaco. L'appuntato Firmiani, infatti, come abbiamo spiegato nel corso della sintesi precedente, era uno che tutto sommato era rimasto appuntato tutta la vita proprio perché non era così colluso con i potenti. Andava avanti l'appuntato Firmiani col suo passo incerto da ubriaco, oltrepassò il carabiniere ferito che cercava di salvarsi, oltrepassò i due che erano stesi morti sul selciato, e Michele Rende non lo uccideva. E lui andò ancora avanti, arrivò vicino alla casa e si fermò in mezzo al vicolo. Allora Michele Rende apparve sulla soglia, col mitra stretto sotto l'ascella. Nessuno poteva sparargli, perché c'era l'appuntato Firmiani davanti, e non accadeva nulla. Poi nel silenzio si sentì gridare Michele Rende. «Che fai?» gridò. «Spara! Alza le mani!» intimò l'appuntato. «Spara!» gridò ancora Michele Rende, e dal suo mitra partì una raffica che non finiva mai. A questo punto Michele Rende, perché per sbloccare questa situazione, spara lui per primo, ma senza colpire l'appuntato. Non è che punti contro l'appuntato. Allora anche l'appuntato sparò. Bastarono pochi colpi. Michele Rende si piegò su se stesso e cadde, non si mosse più. Allora la gente si mise a correre per andare a vedere. Questa è la fine di questo romanzo, testimonianza di questo sacrificio di quest'uomo che è una sorta quasi di eroe, se vogliamo, della povera gente, e incompreso dai potenti. Bene, Little Melvin. Diciamo che tu hai scritto, volevo sapere un'informazione riguardo alla posizione politica di Giuseppe Berto. Era considerato un filo fascista, anche se lo abbiamo detto, non lo era del tutto. È più afascista che antifascista. Ah sì, senz'altro, perché non è né pro né antifascismo, ma è afascista. Ecco, per cominciare a approfondire la conoscenza di questo autore, appunto, assolutamente consiglio questo libro, Il Brigante, oppure Il Cielo è Rosso, che sono più semplici, e poi come ultimi step Il Male Oscuro e La Gloria di Giuseppe Berto, che sono molto ricchi, approfonditi e psicologicamente forse più affascinanti, però un pochettino più difficili per chi deve iniziare la lettura di questo autore. Benissimo, andiamo pertanto a salvare lo streaming su YouTube. Ricordatevi che ci vediamo domani sera sulle grandi singer, cantanti della disco dance. Terminiamo lo streaming anche su Facebook.